Ben ritrovati, cari amici fan, al vostro Nicola da Lucia. Sono molto entusiasta di quanto ho visto da Worlds Collide. Eh sì, il weekend della Royal Rumble si apre alla grande. Bene. Allora, andiamo ad analizzare e a commentare quanto ho visto, però ad eccezione del pre-show che, insomma, non l'ho guardato, dove comunque Kyle Larry ha battuto Maya Yim in 9 minuti e 15 secondi. Ovviamente io penso che la federazione abbia deciso di aprire lo show principale con Finn Balor, perché ci sono state anche altre varie circostanze dove i pay per view sono stati aperti proprio da un match di Finn Balor, che viene sempre accolto in maniera molto positiva dal pubblico. Un Finn Balor che ha sia lui e sia all'avversario, entrambi si sono dati la possibilità di mostrare tutto il proprio arsenale tecnico e balistico, se vogliamo dire, dove Finn Balor e Ilya Dragunov se le sono date di santa ragione. Ad avere la meglio però è stato l'irlandese Balor in 14 minuti. Nel secondo match della card principale, l'incontro a 4 Fatal 4-Way per il titolo NXT Cruiserweight Championship, Jordan Devlin in maniera sorprendente ha superato proprio per pochi attimi un altro avversario che stava interrompendo il conteggio ed è diventato il nuovo campione di NXT dei pesi leggeri in 12 minuti e 5 secondi, battendo al suo cospetto l'ex campione Angel Garza, Isaiah Swerve Scott e Travis Banks. Poi, nel terz'ultimo incontro di serata, e questo mi è piaciuto molto, la DIY riunitasi per l'occasione, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, hanno dato vita insieme ai Mustache Mountain, ai mostacchi come li chiamo io, Trent Seven e Tyler Bate, ad un bel grande 2 contro 2 vinto da Johnny Gargano e Tommaso Ciampa in 22 minuti e 55 secondi. Il piccolo neo della serata, però io penso che dovuto da una storia un po' passeggera, perché Rhea Ripley, la vera avversaria di Rhea Ripley, sarà Bianca Belair a NXT TakeOver Portland a febbraio, ha superato Toni Storm in 10 minuti e 15 secondi. E poi che main event, da leccarsi tutto, i baffi, la barba, tutto. La Imperium, Walter, Fabian Eichner, nostro connazionale, Marcel Bartel e Alexander Wolf, quest'ultimo si è infortunato, hanno avuto la meglio in una grande sfida in quasi mezz'ora, 29 minuti e 50 secondi, contro l'Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fischer, Roderick Strong, in un match tra squadre 4 contro 4. Comunque, a conclusione del video, ci tengo a dire che a me tutti i match hanno soddisfatto, ho detto, tranne il piccolo neo Rhea Ripley contro Toni Storm. Del resto, da dare voce alla notizia che i vincitori del Dustin Rhodes Classic Tournament affronteranno i campioni di coppia in quel di NXT TakeOver Portland, quindi Kyle O'Reilly e Bobby Fish, l'Undisputed Era. Ed inoltre nel backstage, dopo un pochino, è proseguita la rivalità che stiamo vedendo da settimane tra Johnny Gargano e Finn Balor, un Finn Balor scatenato anche nel backstage che ha travolto letteralmente Johnny Gargano.
Quindi ricordo la finale del Dustin Rhodes Classic vedrà i Grizzly Young Veterans opposti a Pete Dunne vediamo, adesso non mi viene. Ah, è Matt Riddle, sì, mi stavo dimenticando, un lapsus. Bene, che dire, l'evento che ha preceduto la Royal Rumble, anche questo è passato agli archivi. Un evento che ritengo abbastanza soddisfacente da vedere. E trovate tra le mie stories di Facebook sia il College di Worlds Collide che trovate gli highlights, non molto lunghi, ma abbastanza belli, ricchi di contenuti. Oggi, anche grazie a voi, arriverà ancora un altro video sul mio canale YouTube dedicato all'Inter, che speriamo vinca contro il Cagliari. Comunque, per questa circostanza, viva la disciplina, viva il wrestling! E che dire, godiamoci la Royal Rumble che ripeto sarà in diretta in esclusiva sul WWE Network nella notte tra oggi e domani a partire dalla 1 e in commento in italiano, penso dal Godzilla, Luca Franchini, il Bardo Michele Pose, credo anche il padrone Salvatore Torrisi e non sappiamo se ci sarà Andres Diamond a commentare il pay per view su Sky Sport prima fila previo pagamento di un ticket. Il pre-show non so bene se vabbè, diciamo che il pre-show o andrà in onda da mezzanotte o dalle 23 italiane. Il pre-show ricordo che per ogni evento speciale è gratuito sul canale ufficiale YouTube della WWE, ovviamente anche il pre-show lo inserirò tra le stories di Facebook, come farò a breve con il pre-show di Worlds Collide. Bene, grazie a tutti, alla prossima, buona domenica, ci vediamo tra qualche oretta per il commento di Inter Cagliari, alla prossima, ciao!